Salve a tutti ragazzi, sono Tecco Caso sul tubo e oggi siamo finalmente dopo tanto tempo in un altro video consigli manga, perché non ho fatto consigli manga per tutto questo tempo, semplicemente non avevo idea di cosa consigliare, perché ho realizzato tipo, ok, ho consigliato i Battle Shonen, ora che altro consiglio? Ho soltanto Battle Shonen in collezione praticamente. Poi ho notato che avevo manga di altri generi anche, quindi ci ritroviamo con i consigli manga di questo video, ossia quelli, come avrete letto dal titolo, romantici, ma più rom-com, niente manga romantici, drammatici, non siete ammessi voi, mi dispiace, ma doveva andare così. Perché non li ho messi? Perché onestamente non ne ho letto proprio di quelli, solo rom-com, dei pochi che ho letto tra l'altro. Se sentite casino è perché c'ho qua Mamen ventilatore, saluta. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ok. Lo tengo acceso ovviamente perché sennò muoio di caldo, cazzo. Cioè, è estate, porco schifo. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare like al video se il video vi piace, iscrivervi al canale se siete interessati a novità sul mondo anime e manga, condividere se volete il video, se volete aiutarmi a crescere, e attivare la campanellina degli avvisi per non perdermi nessun mio nuovo video. E ora... No. Vi aspettavate la sigla? Vi aspettavate la sigla? Che ve la metto. E ora sigla! Vorrei specificare che non sono in nessun ordine preciso, sono ordine completamente casuale questi 5 manga che vedremo oggi, e che ovviamente mi limiterò a dire soltanto la trama del manga e qualche mio piccolo parere personale, perché per evitare spoiler. Bene, iniziamo da... Ops. Iniziamo da quello probabilmente più rom-commoso. L'ho già fatto vedere. Ops. Non avete visto niente. Iniziamo da quello che secondo me è più di tutti una rom-com classica. Ossia... We Never Learn. Ne ho parlato molto su questo, di questo manga sul canale. Molto spesso ne ho parlato male, però è comunque una buona romcom. Al prezzo di 4,90 volumi, sarà completo in 21 volumi, ed è una trama comunque che è molto simile a quella di un altro manga che vedremo a breve. Come potete vedere comunque dai disegni, sono molto carini, sono adatti a una romcom secondo me. Di cosa parla? Parla di Nariyuki, ossia il nostro protagonista, che dovrà insegnare a queste tre ragazze come tutor, in quanto loro sono brave in delle specifiche materie. Per esempio lei, Fumino, è molto brava nelle materie umanistiche ma vuole entrare in un'università scientifica. Lei è molto brava nelle materie scientifiche ma vuole entrare in un'università di materie umanistiche. Esatto, essenzialmente questa è la trama di base. Nulla di che. Ovviamente solo lui, il protagonista, che non è in copertina, tristemente, farà da tutor perché è l'unico che lei riesce ad accettare, mentre tutti gli altri che ci hanno provato si sono arresi subito perché qui per questa situazione che ho appena spiegato. È un casino da editare sto video. Onestamente, tra i 5 che consiglio oggi, questo è quello che a me è piaciuto di meno, perché lo sviluppo è molto molto lento, perché per la maggior parte dei volumi sono... piccole vicende quasi episodiche, più buttate più sul comico, che però fanno legare un po' di più i personaggi tra di loro. Però va molto lento e poi si riprende molto bene al finale, e ha 5 finali alternativi. Quindi non potete lamentarvi se non si mette con la tizia che volete voi. Per il resto comunque un manga rom-com scolastico abbastanza classico, con un po' di ecchi, molto molto carino. Prossimo. Prossimo manga che vi consiglio è edito da J-Pop, 5,90 volume,
ed è Comic and Communicate. Ormai questo manga l'ho preso più di un anno fa, mi piace molto. È molto particolare comunque perché è una trama che secondo me anche nel suo ambito è abbastanza creativa. Forse è già stata vista e rivista, ma penso che questo sia stato quello che ha dato origine a tutti gli anime e manga con trama simile. La storia praticamente parla di questa ragazza in copertina, ossia Komi, che è una ragazza con una forte, fortissima ansia sociale, così tanto che non riesce neanche a parlare con le persone, deve usare proprio un quadernino. Incontrerà quest'altro ragazzo, ossia Tadano, che lo aiuterà nel suo obiettivo di raggiungere 100 amici. Inizialmente è un manga comico, c'è da dirlo. Inizialmente è molto buttato più sul comico, ma dopo un paio di volumi inizia a svilupparsi il lato romantico che viene veramente bene. I disegni sono carini, sono niente male, onestamente, magari non sono il top, però sono comunque dei bei disegni, a volte molto spesso sono disegnati non molto dettagliati, ma poi in alcune pagine sono molto dettagliati. La cosa divertente è che in questo manga, a parte i due principali, tutti gli altri sono letteralmente uno stereotipo anime o manga di personaggi. Magari prendono semplicemente una emozione umana, una caratteristica e la esagerano un sacco. E sì, è molto carino comunque vedere come si sviluppa, è abbastanza leggero. Prossimo manga, edito sempre da J-Pop, al prezzo di... Ragazzo, sta scritto, ecco. 6,50 volume. Onestamente lo consiglio solo perché c'è la mia waifu. My Dress Up Darling. Sì, l'ho detto il motivo per cui l'ho consigliato. Andiamo alla prossima, ossia no. Manga uscito di recente in Italia. Vabbè, questa sovraccoperta larga mi dà un po' fastidio, però non ignoriamo. Manga romantico con un twist, ossia che non è, è scolastico, ma non è sullo stesso come molte romcom, si concentra sul cosplay e anche un po' sul mondo otaku. Sì, non ho mai visto anime o manga che si concentrano anche sul mondo otaku, eh. Parla praticamente di questa ragazza, Marin Kitagawa, la dea di sto manga ovviamente, che è una enorme otaku, vuole fare cosplay, solo che lei non è in grado di farlo da sola, quindi scopre che un suo compagno, ossia il nostro protagonista, ossia Waka Nagojo, è in grado di usare la macchina da cucire perché come passatempo, diciamo come passione, quello di fare i vestiti per delle bamboline. E quindi proverà ad aiutare questa ragazza a fare i suoi cosplay. Inoltre ci sono dei buoni messaggi in questo manga, come il fatto che se qualcosa ti piace, te fallo indipendentemente da quello che dicono gli altri, perché la tua passione è tua e sei te che devi decidere cosa farci, mica gli altri. Comunque, i personaggi sono molto ben caratterizzati, soprattutto Marin. È molto leggera e tranquilla, con un po' di ecchi anche. Ed è disegnata una romcom, è disegnata comunque molto bene. Come potete vedere qui alcune pagine, The Dress Up Darling, bellissimo, sia anime che manga. È una relazione comunque molto wholesome, quindi anche solo per questo ve lo consiglio. Arriviamo al nostro penultimo consiglio di oggi. Ups. Ed è anche qui un manga di cui avrete sentito molto parlare sul mio canale. Ed è The Quintessential Quintuplets. Ne ho parlato già tanto, però vi riassumerò la trama anche qua. Come per We Never Learn, parla di un ragazzo, ossia Uesugi Futaro, che deve dare ripetizione a queste 5 gemelle perché sono una frana nello studio, essenzialmente. È molto simile a We Never Learn come trama. Però ognuna di queste gemelle inizialmente sono molto stereotipate, lo ammetto, sono molto stereotipate, ma poi col passare dei volumi si evolvono in una buona maniera. Harem, manga harem romance, che non perde tempo, a differenza di Winnever, non perde tempo. A parte alcuni capitoli, praticamente tutti portano avanti la storia, anche se di poco qua. I disegni, come starete vedendo, sono fatti molto bene. Le gemelline, quale delle 5 vi piace, sono comunque tutte caratterizzate molto bene, anche se un po' stereotipate, ripeto. Uno dei motivi per cui che invoglia il lettore a continuare a leggerlo è perché proprio a inizio manga ci fanno vedere che
Futaro si sposerà una gemella, ma non riusciamo a sapere quale. Però a differenza di We Never Learn non ha 5 finali, ne ha soltanto uno. Quindi se non vi va bene quella che si sposa, è un vostro problema. Mi spiace. Questa è una serie anche completa in 14 volumi al prezzo 5,91€, mi stavo dimenticando di dirlo. Un harem fatto bene che non perde veramente tempo, i rapporti con i personaggi si sviluppano molto bene ed ha dei bellissimi disegni. All'ultimo manga, che onestamente non sapevo se includere, perché a me più che altro sembra comico più che romance, sembra più una parodia del genere. Comunque, al prezzo di 5,90€ da Star Comics, il manga di quest'ultimo manga è Kaguya-sama Love is War. Molto divertente, rilassante, lo ammetto. È molto divertente comunque. Ci sono proprio degli scontri mentali che fanno ridere, situazioni che fanno morire dal ridere. Personaggi ben caratterizzati secondo me, molto ben caratterizzati e un po' lento perché per molto la parte romantica viene lasciata da parte. Però poi quando ritorna, oh mamma mia, questo... Sì, mi sono dimenticato quando registravo il video di dire la trama di questo manga, quindi mi toccherà dirla ora. Essenzialmente ci sono due, un tizio e una tizia che vanno nella stessa scuola, si amano a vicenda ma non vogliono ammetterlo. I film mentali che si fanno i protagonisti, i personaggi per far dichiarare l'altro, è molto molto divertente come potrete immaginare. Non è da prendere molto sul serio, in parte in alcuni volumi, perché ci sono anche le parti più serie. E è fatto molto bene, un romance veramente valido, che nella parte romance, anche se, ripeto, per la maggior parte viene lasciata da parte, però quando arriva è fatta da Dio praticamente, quindi consigliatissimo. Questo era l'ultimo manga per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere se li conoscevate già tutti questi manga, quali vi ispirano di più e cosa ne pensate dei miei consigli, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!